Signore e signori, buonasera e benvenuti al settimo appuntamento stagionale con Sottorete, il rotocalco settimanale di TEF Channel dedicato alla Scienza Feticona di Perugia. Scienza Feticona che è ormai ferma da qualche settimana per le note vicende legate al Covid e sostanzialmente c'è molta pallavolo ferma nell'ultimo turno, nella nona giornata che si è giocata. Si sarebbe dovuta giocare fra sabato e domenica, in realtà c'è stato solo un match, quello fra la Chione Padova e l'Allianz Milano, che è finito con la vittoria al tiebreak della formazione meneghina. Di questa gara parleremo ovviamente più avanti, lo faremo con uno dei tanti collegamenti di questa serata. Il format di Sottorete si mantiene come quello delle ultime settimane, con tanti collegamenti, la possibilità di sentire, di continuare a sentire le voci della pallavolo, le voci dei Block Devil, ma lo facciamo nel rispetto della salute di tutti, con il massimo dell'attenzione per i distanziamenti. E cosa c'è di più distanziato di un collegamento telefonico? E a proposito di questo, ovviamente do subito il bentornato, un saluto speciale a Daniele Sborzacchi, firma del Corriere dello Sport, compagno di viaggio dell'avventura di Sottorete. Ti vedo già inquadrato, Daniele, ciao, buonasera. Buonasera Marco, buonasera a tutti gli appassionati di pallavolo. Qui la speranza, sai, che il martedì successivo ci sia sempre qualcosa, qualche buona nuova. Invece mi sembra di capire che siamo proprio nel vortice, insomma, di qualcosa di molto difficile, purtroppo, quindi continuiamo a sperare, ad andare avanti assaporando quella pallavolo che è stata e sperando, insomma, che si torni presto alla normalità. In effetti però, Daniele, di buone notizie in un certo senso ce ne sono, dopo tanti comunicati, dopo tante note stampa che ci davano notizie di positività al Covid. Finalmente la buona novella è arrivata ieri sera con l'uscita dal tunnel della positività di coloro che erano stati i primi a entrarci, ovvero Sole e Ricci, e questa è davvero un'ottima notizia, quella che tutti in un certo senso stavamo aspettando con grande trepidazione. Sì, ammetto francamente che forse un po' in tutto questo periodo così negativo, quando ho visto arrivare l'ennesima nota stampa, ho pensato, ecco, ci risiamo ancora una volta, devo dire, perché colto un po' dal pessimismo per certi versi cosmico delle ultime settimane. Invece per fortuna il buon Simone Camardese ha dato una buona notizia, che sia l'inizio, io mi auguro di sì, insomma, no? Si va in questa direzione, che sia l'inizio di un ritorno alla normalità per questa squadra che sta patendo veramente molto e che quindi significa ovviamente la possibilità di tornare lentamente, gradualmente, a vedere un nutrito gruppo di atleti ad allenarsi per riprendere un po' la forma, in attesa di quello che sarà poi la ripresa del campionato. Ecco, diciamo che anche per celebrare la buona novella di Simone Camardese, capo ufficio stampa della CSF Ticonad Perugia, noi la andiamo a rileggere integralmente questa nota stampa. La CSF Ticonad Perugia, in seguito ai risultati pervenuti oggi pomeriggio, e il comunicato di ieri, dei tamponi effettuati agli atleti Fabio Ricci e Sebastian Solè, comunica che entrambi i giocatori sono tornati negativi. Ricci e Solè effettueranno pertanto domani la visita medica necessaria per poi poter riprendere il lavoro in palestra. E magari sapremo qualcosa di più anche della visita medica di oggi, perché più tardi ci collegheremo proprio con il Covid manager della SIR, vale a dire il dottor Giuseppe Sabatino. Daniele, dicevamo, prima di attivare il secondo collegamento parleremo insieme a te con il libero della SIR Massimo Colaci. Dicevamo, è stata davvero una giornata purtroppo storica, la nona, con 5 gare rinviate e una soltanto che si è giocata. Sì, ti ricordi, dicevamo martedì scorso e poi anche tra me e te a microfoni spenti nelle nostre conversazioni amichevoli, sempre incentrate per certi versi con il comune denominatore della pallavolo, che si stava riflettendo anche a livello di vertici federali su questa situazione, continuare o meno. Posizioni differenti, non sempre convergenti, e l'ultimo turno di campionato per certi versi ha sancito un po' questo grandissimo momento di difficoltà, perché veramente trovare il prospetto delle partite, del calendario, e vedere tutti quei rinvo punto tranne una sola partita, come hai detto tu, che si è giocata, francamente ha lasciato tutti
tutti con grandissima amarezza. Diciamo così, se è vero che per certi versi qualcuno comincia a parlare di picco pandemico della nostra regione, che avverrà magari a breve, una previsione per certi versi anche ottimistica, diciamo che forse il picco dal punto di vista dei rinvii delle partite sicuramente è arrivato, anche perché credo sarà veramente molto difficile di trovarsi a commentare un turno quasi rinviato per intero. Eh sì, è proprio così. E allora vediamo se abbiamo già pronto il collegamento col nostro amico Massimo Colaci. Intanto la regia ci rimanda alcune immagini particolarmente interessanti e suggestive del pre-partita di quella che è stata ormai purtroppo l'ultima lontanissima gara dei Black Devils, il match disputato al Palabarton contro la Consar Ravenna. Dicevo, attendiamo l'ok dalla regia per entrare in collegamento con Massimo Colaci per raccontare con lui questo periodo, questo momento davvero molto strano. Tra l'altro, continuando a parlare con Daniele, a proposito di quello che succederà, è già scattato un nuovo meccanismo, quello che prevede sostanzialmente l'anticipo di alcune gare di turni successivi fra le squadre che non hanno contagi. Infatti la notizia di oggi è che domenica 15 alle 17 si affronteranno Cucine Lube Civitanova e Tonno Callipo Calabria, anticipo dell'undicesima giornata. Mi dicono dalla regia che è pronto il collegamento con Massimo Colaci, fra qualche istante lo vedremo sicuramente anche in video per poter salutare e dare il ben ritrovato, anche se a distanza, a Massimo Colaci, libero della Scienza Feticona di Perugia. Vedo ancora le immagini del riscaldamento di Perugia Ravenna, mentre fra qualche istante, come dicevamo, avremo l'immagine di Massimo Colaci, con cui potremo parlare insieme a Daniele Sborzacchi per farci raccontare da lui questo momento molto particolare della stagione, questa quarantena obbligata, questo stop forzato che non ha permesso alla SIR di giocare la gara del 1° novembre, l'ottava giornata sul campo dell'Allianz Milano, poi ovviamente quella di domenica scorsa contro la Leo Shoes Modena, e salta ufficialmente, visto Marco. Ho sentito l'aggettivo modulare, devo dire che è un aggettivo che ricorre non soltanto da pallavolo ma anche purtroppo a noi in questo parallelo con la pandemia che stiamo vivendo proprio in ambito sanitario. Quindi ovviamente affrontare la situazione cercando di ottimizzare le varie situazioni, cercare di soddisfare un po' tutte le componenti per certi versi, quindi andare anche a riempire quegli spazi che altrimenti sarebbero vuoti. Quindi si va avanti in questa fase cercando appunto proprio una calendarizzazione modulare. Questa è la scelta, diciamo, di primo livello della Lega Pallavolo. Ne ha parlato anche domenica sera in una trasmissione online Massimo Righi, l'amministratore delegato, il presidente della Lega Pallavolo di Serie A. Stante la situazione di rinvii che vedrà anche per domenica prossima cancellate diverse gare, sulla carta sono cancellate, come dicevamo, oltre alla partita di Perugia contro Civitanova, quella di Modena contro Verona, Padova-Ravenna e la partita Top Volley Cisterna Tonno Callipo Calabria. Quattro delle sei gare in programma non si disputeranno. Come detto, ci sarà invece questo meccanismo che permette alla Lube di affrontare la Tonno Callipo Calabria. Questo nel rispetto, comunque è stato ricordato, del calendario, della divisione fra gare di andata, girone di andata e ritorno, per il fatto di salvaguardare una classifica che dovrà portare agli accoppiamenti della Coppa Italia. Ecco, finalmente vedo le immagini dei miei due interlocutori, oltre a Daniele è arrivato anche Massimo Colaci. E allora, buonasera Massimo, bentornato a Sottorete. Ciao, buonasera a tutti, grazie. Allora Massimo, innanzitutto domanda d'obbligo, inevitabile, dici come stai? Bene, adesso bene. Dopo i primi 4-5 giorni che sono stati abbastanza impegnativi, bene, adesso sono solo in attesa di ritornare negativo, in attesa di quel famoso tampone negativo.
I primi giorni sono stati abbastanza impegnativi perché febbre molto alta, 38-39, con tutti i sintomi possibili e immaginabili, però adesso bene, dai. Beh, è stata una prova tosta, diciamo, come quelle che stanno affrontando molti nostri connazionali, e certamente non ci si aspetta, insomma, di trovare sul cammino un avversario come questo. Sì, sì, assolutamente sì, anche perché un avversario un po' particolare. E alla fine sia io che i miei compagni di squadra, insomma, abbiamo avuto, no, un po' di febbre, chi mal di testa, chi vari sintomi, però insomma, dai, niente di particolare rispetto a quello che sentiamo in TV, nei telegiornali, eccetera. Però particolare perché, per esempio, io prima della partita con Ravenna, la mattina a pranzo stavo benissimo, tranquillo, non avevo nessun sintomo, mi sono messo in macchina per andare a giocare al palazzetto e nel giro di 10 minuti, un quarto d'ora, febbre alta, mal di schiena, mal di testa, tutto, quindi veramente strano. Impressionante, curioso e impressionante sentire raccontare questa parte dell'esperienza. Chiedo anche a Daniele, che dal punto di vista della comunicazione è molto dentro le cose, diciamo così, di tipo sanitario, e questo tipo di situazione chiaramente è molto particolare e, diciamo, anche impressionante da sentir raccontare, giusto Daniele? Assolutamente, tra l'altro prima volevo fare una battuta a Massimo: sei abituato sempre alle ricezioni positive e perfette, ti tocca parlare di negatività, ragazzi, eh? Chi mai se lo sarebbe aspettato? E poi senti, no, veramente poi ti fa capire l'onda d'urto che ti assale, credo, con il contagio, quindi credo che la sua testimonianza per certi versi sia l'ulteriore riprova veramente di ciò che stiamo passando, che sta passando un po' il paese intero, ecco, quello è una cosa veramente incredibile. Massimo, ovviamente stai seguendo dal tuo buon ritiro quello che sta succedendo e soprattutto quello che non accade, tante partite rimandate, una situazione difficile ormai non solo per Perugia. Nel corso delle giornate sono arrivati tanti comunicati che annunciavano le positività in diverse squadre. Un momento complicato, già fioccano le proposte, le idee. Qual è il tuo punto di vista rispetto alle tante ipotesi che sono state fatte sul come proseguire la stagione? Sì, purtroppo tante squadre hanno dei contagiati, ma ce l'aspettavamo, no? È difficile, secondo me, trovare una soluzione. È una situazione in divenire, quindi sai, è difficile dire cosa sia giusto e cosa sia sbagliato. Bisogna di sicuro provare ad andare avanti. E non prendere decisioni affrettate, come secondo me è successo a marzo, aprile, quando il campionato è stato interrotto, e probabilmente poi a giugno, luglio avremmo potuto finirlo, come hanno fatto il calcio, per esempio. Capisco che sia un mondo completamente diverso quello del calcio, no? Però loro ce l'hanno fatta, probabilmente ce la potevamo fare anche noi. E secondo me bisogna tutti fare un passo verso la pallavolo. E pensare meno all'io, no? Ci saranno sicuramente da recuperare delle gare, perché lo stiamo vedendo, tante gare rinviate, e ci sarà magari da giocare 2-3 gare in una settimana, bene, si farà, senza pensare a chi ha riposato di più, a chi ha un infortunato, chi ha il viaggio più lungo. Questo, siamo tutti nella stessa situazione, se vogliamo fare del bene al nostro sport, ripeto, dobbiamo fare tutti un passo verso la pallavolo. Poi ripeto, è difficile in questo momento trovare una soluzione, ben vengano le idee, proviamo ad andare avanti tutti insieme. Certo, direi che è davvero un aspetto molto importante quello che ha sottolineato Massimo. Daniele, fare un passo
verso la pallavolo significa anche probabilmente diciamo smetterla anche di parlare di campionato falsato. È un campionato particolare, però cerchiamo di salvaguardare questo campionato, questa stagione e questo sport. Ma io credo che chi parla veramente di campionato falsato non ami in fin dei conti la pallavolo. Purtroppo stiamo vivendo una pandemia, le pandemie, ragazzi, arrivano ciclicamente ogni tanto e ci dobbiamo fare i conti, è una situazione incredibile. Però, come dice Massimo, dall'alto della sua grandissima esperienza ad altissimi livelli e quindi anche alla possibilità che ha avuto nel passato e nel presente di interfacciarsi con chi per certi versi ha anche il bastone di comando, no? E sicuramente il suo punto di vista è uno di quei punti di vista che contano, perché da persona navigata che ha vinto tanto e che ha giocato tanto ti fanno capire quanto si può amare la pallavolo. Quindi giustamente bisogna fare in modo, con chiaramente tutte le precauzioni del caso, con la tutela della salute che viene sempre prima, per carità, però bisogna cercare anche di dar modo alla pallavolo di tirarsi fuori, perché altrimenti, ragazzi, veramente si rischia di rimanere affossati. E quando parlo di rimanere affossati dico non soltanto a livello sportivo ma anche per le società a livello economico, insomma, ecco. Massimo, quando ho pronunciato la parola falsato ho visto che scuotevi la testa. Ma sì, cosa ci aspettavamo? Cioè, a luglio, quando abbiamo ricominciato, no? Cosa ci aspettavamo? Che sarebbe andato tutto liscio, che avremmo giocato il mercoledì, la domenica come al solito, che saremmo andati in giro per l'Europa a giocare senza nessun problema? No, cioè, non si sapeva prima che ci sarebbero stati dei problemi, che magari alcune partite sarebbero state rinviate, eccetera, eccetera, eccetera. Quindi parlare di campionato falsato è assurdo, è una situazione molto particolare e niente, bisogna provare a fare del nostro meglio tutti insieme, ripeto, senza star lì a dire sì, campionato falsato, perché io magari gioco la domenica, poi riposerò due settimane, invece qualcun altro giocherà mercoledì, domenica, cosa dobbiamo fare? È così, la situazione è questa, se vogliamo arrivare alla fine dobbiamo fare dei piccoli grandi sacrifici, ecco, tutti insieme, solo questo. Certo, quest'estate si è parlato molto delle tabelle che sono uscite relativamente agli sport, alla pericolosità di certe discipline, la pallavolo era in testa a questa classifica. Oggi questo tema forse viene trattato sotto un'altra declinazione. Per esempio Massimo Righi nei giorni scorsi ha posto l'accento sull'aspetto della complicità fisica molto elevata della pallavolo. Tu che ne pensi? Ma sì, naturalmente anch'io ho letto, guardato quelle tabelle. No, cercavo di fare la differenza tra sport di contatto, sport in cui il contatto magari è più limitato, ma sai, noi viviamo lo spogliatoio tutti insieme, siamo sotto rete comunque a un centimetro uno dall'altro e quindi il contatto c'è come c'è in tutti gli altri sport di squadra, c'è poco da fare. Mi faceva un po' ridere il fatto, no, che la pallavolo venisse messa al primo posto, no? Soprattutto nelle primissime tabelle, però effettivamente il contatto c'è quella rete in mezzo, sì, ma poi quando siamo lì a muro uno contro l'altro, quanta distanza c'è tra uno e l'altro? Magari non ci sono quegli abbracci con l'avversario come nel calcio, no? Sul calcio d'angolo, su una punizione, quando si marca, però il contatto c'è, purtroppo, insomma, non si può fare niente. Ripeto, un po' mi faceva sorridere il fatto che comunque la pallavolo venisse messa proprio al primo posto, però poi ecco, adesso stiamo vedendo che anche da noi i contagiati positivi sono tanti, quindi forse un minimo di verità c'era anche. Certo. Non ti vogliamo rubare altro tempo, anche se è davvero interessantissimo parlare con te. Cedo per un attimo però la palla a Daniele per un ultimo intervento con Max. No, da grande uomo di sport, Massimo, ti volevo chiedere questo: che idea ti sei fatta? Hai parlato anche, no, di altri sport.
chiaramente il riferimento viene prima di tutto pensando al calcio, no? Visto tutto questo tourbillon, questo caos che c'è stato con i tamponi in casa della Lazio, il fatto di essere, di fare cicli di tamponi così ravvicinati, è vero che ne abbiamo sempre detto, ci sono altri interessi, il calcio per carità, per certi versi sembra un altro mondo, però non ti sembra veramente che a volte si voglia anche scavalcare l'impossibile pur insomma di arrivare all'obiettivo, quando invece bisognerebbe un attimo cercare di essere un po' più tranquilli, diciamo così, la dico un po' edulcorata? Sì, no, ma sono d'accordo. Ora mi piacerebbe conoscere proprio nel dettaglio questa situazione, perché io, sai, poi leggi, guardi i TG sportivi magari, e quindi poi non puoi sapere precisamente, no, nel dettaglio quello che è successo. Però sì, sai, a volte gli interessi sono così grandi che si pensa magari le cose più importanti vengono messe un attimino da parte, purtroppo è così. Insomma, sì, un altro mondo, tutto quello che vogliamo, le solite cose, no, che si dicono, sappiamo, eccetera. Però è vero, a volte, sai, quando ci sono degli interessi così, così grandi, ma succede non solo nello sport, nel mondo, nella vita, sappiamo, no? Tante volte ci sono gli interessi, ma tutti quelli economici al primo posto, e magari anche fanno anche a discapito delle cose più importanti, in questo caso la salute, no? Che è poi la cosa veramente più importante. Max, due cose al volo. La scorsa settimana abbiamo avuto ospite il tuo capitano Atanasievic, ci ha raccontato che lui era disponibile anche ad andare a fare la spesa per chi era eventualmente bloccato in casa. Hai approfittato di questo servizio? Ma sì, ma noi poi abitiamo nello stesso palazzo, quindi l'ho sfruttato ogni tanto, anche perché lui è da mesi che non gioca, almeno gli facciamo fare questo, perché qualcosa deve pur fare. Allora ci ha portato le medicine, la tachipirina, insomma ci ha aiutato, è stato molto, molto gentile, molto, veramente si è comportato veramente da capitano, da amico soprattutto. Allora è un capitano vero, è entrato nella parte? Sì, assolutamente sì. Ultima cosa, probabilmente avrai visto lo scherzo che è stato fatto dalle Iene a Ivan Zaitsev, che è andato in onda nei giorni scorsi. Se fossi stato al suo posto e ci fosse stato un finto procuratore alle costole di tuo figlio, avresti reagito allo stesso modo? Ma io ho un carattere un po' più, cioè sono un po' più calmo, ragiono un po' di più, lui parte subito. Lo conosco molto bene. Poi una situazione del genere insomma è difficile da controllarsi, quindi probabilmente sì, non avrei reagito come ha fatto lui, magari ci avrei messo un po' più di tempo, però alla fine sì, probabilmente avrei reagito proprio come ha fatto lui. Bene, Massimo, ti chiediamo solo un saluto al pubblico che ci sta seguendo, diamo un appuntamento a quando? A metà a fine novembre, 22 novembre a Monza? Speriamo. Io naturalmente saluto tutti i nostri tifosi, che comunque in questo periodo in tanti ci hanno scritto, vogliono sapere, ci chiedono come stiamo e ci fanno sentire la loro vicinanza, il loro appoggio. Questa è una cosa bellissima e sarebbe bello dare un appuntamento, avere delle date. Intanto domani abbiamo degli altri tamponi, magari speriamo di avere delle notizie buone, ecco, quindi non lo so, io mando un saluto, un abbraccio a tutti i nostri tifosi, veramente, perché ripeto, in questo periodo ci hanno fatto sentire tantissimo la loro vicinanza. Grazie davvero Massimo per la tua disponibilità, per essere stato con noi questa sera. Grazie a voi, ciao a tutti. Un abbraccio grande a Massimo Colaci, libero della Sizza Feticonad Perugia, e un grosso in bocca al lupo ovviamente anche per
i tamponi di domani, credo Daniele, mentre la regia con Leonardo Cesaroni e Roberto Forasiepi si attiva per il prossimo collegamento, credo che questa definizione, questo appello possiamo dire di Massimo, fare tutti un passo verso la pallavolo, sia davvero uno slogan da sposare in pieno. Parole da leader, parole da uomo che ama la pallavolo, che ha dato tanto per questo sport e cui questo sport ha dato tanto, ma è sempre un piacere sentirlo parlare, perché veramente non dice mai cose banali Massimo Colaci, e nella sua semplicità però si avverte veramente la passione che ha verso il suo mondo, verso questo mondo, e quindi credo che miglior slogan in questo momento non poteva esserci, è uno slogan da titolo: facciamo tutti un passo verso la pallavolo, cerchiamo di salvare, di tirare fuori la pallavolo da questo momento delicato. È davvero questo l'obiettivo, la speranza di tutti quelli che hanno a cuore questa disciplina. Noi abbiamo ovviamente seguito un po' tutti i pareri, tutte le voci che sono uscite in questi giorni sulla stampa di tutta Italia. Per esempio Bruno Daré venerdì scorso all'Adige ha detto: è fuori discussione che il campionato sarà falsato, penso che fermarsi però sarebbe peggio che proseguire stringendo i denti. Diciamo che c'è da prendere qualcosa di buono dalle dichiarazioni di Daré, un uomo di grande esperienza. Un uomo di grandissima esperienza, un uomo che ha fatto la storia a livello dirigenziale della pallavolo, prima con Treviso e poi con Trento, quindi il suo sottolineare per certi versi quello che ha detto Max lascia intendere veramente come in questo, più che mai in questa fase, si deve remare tutti dalla stessa parte. E poi magari quando sarà il momento certe cose saranno messe da parte in maniera molto veloce, nemmeno ci si farà più troppo caso, diciamo così. A proposito di Trento, la notizia di oggi è che i tamponi dell'ITAS sono negativi, quindi tutti abili e arruolati, restano semplicemente in quarantena i positivi dei giorni scorsi, COI, lo scoutman Mattia Castello e il cubano Sosa Sierra insieme a Salvatore Rossini, quindi una situazione che anche per Trento va certamente migliorando, e ci auguriamo che questa sia un po' la situazione che nei prossimi giorni possa riguardare davvero tutte le squadre, in modo da trovare ritrovare almeno una normalità per quello che riguarda un minimo di programmazione, di conclusione del girone di andata. Come diceva Massimo Righi, sempre facciamo riferimento a quanto ha detto domenica scorsa, poi fra un mese circa o perlomeno alla fine di novembre le società si riaggiorneranno, sperando di aver completato il girone di andata, di aver recuperato le gare saltate e avere quindi almeno una situazione stabile, un obiettivo non impossibile, fermo restando che la situazione extrasportiva chiaramente, Daniele, sta sensibilmente peggiorando. Anche l'Umbria sta per entrerà domani in un livello di attenzione superiore a quello iniziale. Tanto Marco, facciamoci una previsione, dai, diciamo che per domenica possiamo schierare idealmente un 6+1, che i tamponi diano la possibilità di vedere un 6+1, anche se la partita purtroppo è rinviata. Al di là delle battute, poi sì, chiaramente anche nella nostra regione la situazione è molto delicata, si entra da domani in fascia arancione, ci sono nuove restrizioni, però francamente, vedendo anche come sta galoppando a livello di contagi il Covid un po' in tutta Italia, credo che non si potesse fare altrimenti, e adesso c'è da attendere dalla prossima settimana a quella successiva magari di poter vedere qualche segnale che dia la conferma che si sta arrivando al famoso plateau, uso questi termini ormai che usano un po' tutti, non soltanto i virologi, un po' tutti quasi in Italia, anche perché fra un po' sono diventati tutti tra virologi ed epidemiologi, e quindi dai, cerchiamo di vedere, di essere ottimisti come siamo sempre stati. Mi spiace perché noi parliamo chiaramente sempre in maniera per certi versi leggera della pallavolo, perché lo sport deve essere
preso un po' in maniera leggera, ciò che non vuol dire meno approfondita, meno curata, ma sicuramente se ne deve parlare in maniera leggera, però speriamo francamente che almeno entro le due prossime settimane si possa vedere dei, qualche segnale confortante. Assolutamente. Vedo in collegamento il prossimo ospite, allora diamo il benvenuto a Sottorete al dottor Giuseppe Sabatino, medico della Sistema Feticona al Perugia, ma soprattutto Covid manager e dunque un personaggio con un ruolo importantissimo in questa fase molto molto delicata della, della stagione e non solo sotto l'aspetto sportivo. Buonasera Giuseppe, benvenuto a Sottorete. Buonasera Marco, buonasera a tutti, buonasera a te. Siamo arrivati a un momento delicatissimo della, della stagione. La scorsa settimana abbiamo parlato di un aspetto che proprio su iniziativa di Giuseppe Sabatino è stato messo in piedi per seguire questa fase del, della stagione dal punto di vista sanitario per quello che riguarda la SIR, ovvero il cosiddetto protocollo D. Noi l'abbiamo letto, ma chiaramente se ce lo racconta qualcuno che questa cosa la conosce molto bene, certamente diventa comprensibile, molto più comprensibile sia per noi che per chi ci segue. Allora, intanto il protocollo D è stato messo a punto da un prezioso, molto in gamba collega, il dottor Puglia Degani Mobaracchi, che è un eccellente collega torino laringoiatra. Nasce da che cosa? Da una sua esperienza diretta. Lui è stato paziente Covid, ha avuto questa problematica nella prima fase, quando ancora ovviamente le conoscenze erano molto limitate anche in termini di sintomatologia. È stato il primo proprio a descrivere le alterazioni del gusto e dell'olfatto. Ovviamente da specialista, da medico e da paziente, e ha cercato in qualche modo prima di tutto di arginare e porre rimedio a quelle che erano diciamo delle manifestazioni della malattia che lo vedevano coinvolto. Poi ovviamente ha col suo acume, la sua come dire, impronta di ricerca, cercato in qualche modo di mettere a punto un protocollo. Il protocollo non è stato sviluppato per trattare assolutamente pazienti ospedalizzati, ma è stato sviluppato per cercare di limitare, se possibile evitare, appunto le ospedalizzazioni. E proprio in questi giorni sappiamo quanto questo, diciamo, questo proposito possa essere valido al fine di non saturare inutilmente i presidi ospedalieri, che sono prossimi effettivamente al, non dico al collasso, ma hanno dei grossissimi carichi di lavoro, cercando di lasciare l'ospedale a chi realmente è in una condizione di scompenso respiratorio e che quindi necessariamente richiede delle cure ospedaliere. Quindi il protocollo D, fondamentalmente, per essere sintetico, è un protocollo che pone l'attenzione sulla profilassi e che ovviamente dà dei grossissimi benefici a tutti coloro i quali, in questo caso io mi riferisco agli atleti della mia società, colpiti da questa infezione in qualche modo cercano di alleviare la sintomatologia, ma soprattutto, cosa fondamentale in un atleta, che poi è praticamente l'obiettivo di tutto il mio staff, è quello di cercare di velocizzare al massimo il recupero. E ovviamente il protocollo si basa su dei pilastri: l'uso prima di tutto di un saturimetro, perché il paziente, il giocatore paziente o il paziente che non è giocatore sta a casa, ovviamente se le condizioni cliniche lo consentono, la mascherina e dei composti quali la vitamina D, lo zinco, la quercetina e la melatonina, che rappresentano un po' quei complessi che lavorano e svolgono un ruolo in sinergia, sempre cercando di tenere sotto controllo il paziente, di monitorizzare costantemente la saturazione. I nostri ragazzi sono stati muniti tutti di un saturimetro, più volte al giorno, 5, 6, 10 volte al giorno provvedevano autonomamente alla misurazione della saturazione in ossigeno, proprio per cercare di avere, poi abbiamo creato anche tra virgolette anche un piccolo gruppo
appoggiandosi alla postazione di WhatsApp che ovviamente ci ha facilitato un pochettino il controllo dei diversi ragazzi posti in isolamento, dove hanno riportato costantemente il loro andamento clinico, e sia io che il dottor Trinchese e Pellegrino Petruccelli, quindi tutti i componenti dello staff, abbiamo potuto monitorizzare in tempo reale quello che è stato l'andamento clinico dei singoli ragazzi. Diciamo che il ruolo del protocollo D è quello di cercare di modulare in qualche modo il sistema immunitario, e qui gioca un ruolo molto importante la vitamina D, per esempio, oppure utilizzare lo zinco con le sue proprietà antivirali, la quercetina che favorisce l'ingresso dello zinco a livello cellulare, e la melatonina che svolge il suo prezioso ruolo come regolatore attivatore del ritmo circadiano, al fine, oltre ovviamente alle sue note attività antiossidanti, antinfiammatorie e antivirali, ma soprattutto perché questi ragazzi sottoposti ad uno stress infettivo importante vanno spesso incontro anche a alterazioni effettivamente del ritmo sonno-veglia. Quindi diciamo che i pilastri messi a punto dal collega Degani, che ricordo essere anche il presidente dell'associazione Nasosano, che si occupa effettivamente di portare avanti la ricerca sui tumori del collo e del naso, ha queste finalità. Io ho condiviso questo protocollo durante una recente riunione con tutti i medici di serie A, anche con tutte le società, perché deve ovviamente passare quel principio di fair play che vede tutti insieme come Superlega, come squadre di serie A schierati nella medesima direzione. Quindi tutti i colleghi che hanno voluto e che mi hanno chiesto delucidazioni in merito a questo protocollo da poter somministrare anche agli altri ragazzi delle altre società in giro per l'Italia sono stati assolutamente i benvenuti e sono stati accontentati. Ho ritenuto opportuno, al fine appunto di dare anche una maggiore serenità ai ragazzi, organizzare un video incontro su una delle tante piattaforme che si utilizzano in questo periodo, dove in presenza del collega Degani abbiamo praticamente proposto, spiegato le finalità, le utilità di questo protocollo, e i ragazzi soprattutto sono stati messi nelle condizioni di poter porre delle domande specifiche al collega, che si è prestato in tutto e per tutto ovviamente a qualunque tipo di domanda, è riuscito a rispondere in maniera esauriente a tutto quello che in qualche modo poteva incuriosire o preoccupare i giocatori della squadra. Questo, ecco, per dare un cenno sul protocollo D, ma non vorrei essere né noioso né lungo. Diciamo che è davvero interessantissimo quello che ci ha raccontato, che ci ha spiegato il dottor Sabatino. Chiedo a Daniele anche un suo intervento, certamente incuriosisce questa importante e interessantissima spiegazione, magari sarebbe auspicabile un passaggio di queste informazioni anche al pubblico che dovesse trovarsi a gestire una situazione del genere. Questo è un protocollo che certamente andrebbe passato, secondo il nostro modesto parere, a tutti i medici di famiglia probabilmente. Io ho ascoltato molto attentamente il dottor Sabatino, voi perché per certi versi lavoro anche un po' in questo ambito, ma voi perché, è la cosa più importante, chiaramente il Covid anche a livello mediatico sta un po' bombardando per forza di cose e sta avendo una cassa di risonanza enorme. A volte si sente parlare di picchi, di dati, di numeri che purtroppo sono quelli che colpiscono di più, ma sentire invece parlare in maniera così chiara, inequivocabile, di
vitamina C, di integratori, di difesa immunitaria, di cosa serve, è sicuramente fondamentale, importantissimo, e quindi sono queste magari le informazioni che invece dovrebbero essere messe ancora un po' più in risalto proprio per la collettività, al di là dell'aspetto sportivo. Sei d'accordo, Giuseppe? Questa è un'esperienza che certamente travalica l'aspetto sportivo. Sicuramente quanto sottolineato dall'ottimo Daniele è quello che tra l'altro il collega Degani con la sua associazione, i suoi collaboratori e con una comunità scientifica internazionale, perché ricordiamo che il collega è stato autore di importanti pubblicazioni nel periodo Covid su prestigiosissime riviste internazionali. Questo protocollo è stato tradotto in diverse lingue, ovviamente in lingua inglese, e so che ci sono tanti pazienti anche su diversi stati europei e oltreoceano che stanno seguendo questo protocollo. E sempre il collega si è preoccupato di darne la massima diffusione. È naturale che poi dopo la recezione di quello che è un invito vede anche da parte di altri colleghi quelle che sono, come dire, delle impostazioni personali, non dico dei credi in termini medici, ma ovviamente la diffusione basandosi su dei criteri scientifici universalmente riconosciuti sicuramente è stata messa a disposizione della comunità. Non è l'ambito dell'atleta il primo obiettivo del collega Degani. L'ambito sportivo è stata, come dire, un mio coinvolgimento, una mia richiesta, i rapporti di amicizia che mi legano con Puglia, la conoscenza di questo protocollo, ma soprattutto il ruolo mio, di tutto lo staff medico, ovviamente era rivolto a dare il massimo del supporto, come sempre, a tutto il gruppo squadra. La popolazione generale, io ho diversi amici che nulla hanno a che fare con il mondo dello sport e che sicuramente lo stanno seguendo. Io personalmente lo sto seguendo e condivido e ribadisco che l'opportunità di darne la massima diffusione, e ripeto perché il collega ci tiene a che questo venga sottolineato, non è sviluppato per il trattamento di pazienti che hanno quei sintomi che portano all'ospedalizzazione, ma per cercare di limitare e dare quel contributo all'ospedalizzazione e alla migliore gestione della sintomatologia e del recupero successivo. Parliamo adesso, torniamo più specificamente sull'aspetto sportivo, compatibilmente chiaramente con tutte le esigenze e le regole della privacy che tutti ben conosciamo. Ti facciamo una domanda molto banale: come stanno i ragazzi in questo momento? Allora, diciamo che i ragazzi in questo momento si avviano all'uscita dal tunnel, ovviamente in maniera scaramantica, perché sapete bene che il mondo dello sport è, come dire, in qualche modo colorito anche un po' dalla scaramanzia. Hanno un po' tutti superato la fase che li vedeva un po' più impegnati dal punto di vista sintomatologico: la febbre, il mal di testa, le alterazioni del gusto e dell'olfatto. Poi alcuni hanno avuto manifestazioni più consistenti, altri hanno avuto manifestazioni minime o addirittura hanno, come dire, trascorso le prime fasi in maniera quasi asintomatica. Quindi vediamo un'uscita, la luce in fondo a questo tunnel, e abbiamo già portato a casa il risultato positivo delle prime negativizzazioni, e quindi questo è importante. Domani, anche dando una cadenza temporale legata al momento della loro positivizzazione, ci saranno altri atleti che verranno sottoposti a dei test di controllo per cercare, se possibile, questa è la nostra speranza, di documentare
prima possibile, il più possibile, la negativizzazione un po' di tutto il gruppo squadra, al fine appunto di poter rientrare in quel circuito che è il circuito del campionato, che fino al momento dello stop ci ha visto protagonisti. Quindi ecco, speriamo in qualche modo di recuperare tutti gli atleti, ma gli atleti stanno bene, gli atleti, come ripeto, sono in una fase di assoluto recupero con problematiche praticamente adesso quasi inesistenti per tutti. Bene, ci parlavi prima dell'incontro con i medici, con tutti i medici delle squadre della Superlega, ce n'è stato uno recentissimo, dici che cosa è emerso, se si va, come accennava il presidente Righi, verso un cambiamento in qualche modo di protocolli? Sì, ieri sera c'è stato l'ennesimo incontro che abbiamo, come dire, organizzato con tutti i medici della Superlega in presenza di Claudio Benenti, eccellente collega che fa parte praticamente, rappresenta il coordinatore della commissione medica della Superlega, ed in presenza anche dell'amministratore delegato Massimo Righi. Perché ci siamo incontrati? Perché ovviamente le fasi della pandemia, quindi dell'infezione, si sono evolute, sono cambiate rispetto a due o tre settimane fa, data del penultimo incontro. Motivo per cui anche noi abbiamo la necessità, in funzione di quello che è il rischio percepito, il rischio reale, abbiamo la necessità di adeguare i nostri protocolli in termini di prevenzione, in termini di sorveglianza e di monitoraggio per noi stessi, ma anche per le squadre che andiamo ad incontrare ovviamente. E di cosa abbiamo parlato fondamentalmente? Della tempistica, della cadenza dei tamponi, della tipologia di tamponi da utilizzare, perché anche in questo scenario sono a disposizione diversi tamponi. Non voglio entrare nei particolari, il molecolare o l'antigenico ovviamente ha una capacità di individuare il virus che è diverso l'uno dall'altro, uno un pochettino un test più bravo, l'altro un pochettino meno bravo, più attento, meno attento, motivo per cui abbiamo optato di comune accordo, proprio al fine di garantire la massima, la massima tutela di tutto quello che orbita attorno al movimento pallavolo, un tampone settimanale molecolare, che è diciamo la tipologia di tampone più preciso e più sensibile nell'individuare il virus, e avere a disposizione dei tamponi antigenici nasofaringe, che ci danno la possibilità di arricchire nel corso della settimana eventuali dubbi, eventuali sospetti asintomatici o quant'altro, sempre al fine di poter monitorizzare nel minor tempo possibile, quindi mettere il gruppo squadra a disposizione del campionato e della data che attende ovviamente ognuna delle squadre della Superlega, e quindi cercare di perdere fondamentalmente meno partite possibili nel rispetto ovviamente della sorveglianza, nel rispetto della prevenzione e della limitazione del contagio. Quindi in soldoni abbiamo convenuto questa cadenza e questa tipologia di protocollo di comune accordo. Chiusa questa lunga argomentazione, andiamo su qualcosa di personale. Giuseppe Sabatino è nel mondo della pallavolo, dello sport, da una vita. Le prime tracce, noi abbiamo fatto qualche ricerca, Giuseppe, le prime tracce di Giuseppe Sabatino nel grande volley risalgono alla stagione 2004-2005, era la rpaluigibacchi.it, per la prima volta nello staff medico appare il nome appunto di Giuseppe Sabatino. Quella squadra di Fefè De Giorgi arrivò a giocarsi la finale scudetto con la Sisley Treviso, insomma diciamo che ha iniziato col piede giusto la tua avventura negli staff medici del volley. Sicuramente la prima esperienza con Fefè De Giorgi è stata sicuramente un'esperienza
entusiasmante. Io mi affacciavo ufficialmente al mondo del volley professionistico in quell'anno, anche se già da qualche stagione prima orbitavo nell'ambito nell'ambito della società di quel tempo, cercando in qualche modo, in maniera garbata ma anche curiosa, perché per me era un mondo nuovo visto dall'interno, cercare di dare il mio contributo. L'esperienza con Fefe De Giorni effettivamente è stata la mia prima esperienza ufficiale. Ancora oggi con Fefe, quando ci incontriamo in Italia o quando ci siamo incontrati all'estero, sempre un momento di grandi ricordi, di affettuosi ricordi, ed è stato sicuramente un avvio fatto col piede giusto, perché poi è di quegli anni effettivamente il raggiungimento dei primi importanti risultati, l'ingresso nello scenario europeo, quindi la qualificazione. Quindi sicuramente hai ricordato, hai scavato bene in qualche anno addietro e hai ritirato fuori effettivamente momenti che ricordo con grande piacere, anche se poi dopo faccio il conto e vedo che gli anni passano e ce li portiamo dietro come un'esperienza. E li porta anche molto bene un giovane ancora, Giuseppe Sabatino, che tra l'altro poi, per continuare l'excursus sulla sua carriera sportiva, fin dalla stagione 2010-2011, quindi dalla prima stagione di A2, è entrato poi nel mondo SIR e ne ha seguito tutte le evoluzioni fino ai giorni nostri. Certamente, Giuseppe, tornando per un attimo ai discorsi di prima, di tutta la tua carriera sportiva mai avresti immaginato di vivere certo un'esperienza come quella che stiamo vivendo in questo momento e da qualche mese? Guarda, sicuramente in ognuno di noi cioè chi entra all'interno di un gruppo siffatto ha delle aspettative. Poi io caratterialmente non sono una persona che si accontenta, questo è il mio grande difetto, ma ho imparato dagli atleti, dagli allenatori con cui negli anni ho avuto modo di collaborare, che effettivamente non bisogna in questo senso accontentarsi, bisogna sempre guardare avanti e cercare in qualche modo di spostare l'asticella dell'obiettivo da raggiungere. Questo è il grande insegnamento che tanti anni di pallavolo e come medico ovviamente mi hanno insegnato, e che poi provo a riportare anche nella mia vita quotidiana, anche se io caratterialmente già parto abbastanza impostato in questo modo. Questo è assolutamente vero. Prima di chiudere il collegamento con Giuseppe Sabatino, vogliamo regalarci una chicca, una cosa che abbiamo scovato in un archivio piuttosto personale, perché la storia di Giuseppe Sabatino nel mondo della pallavolo parte da molto lontano, ben prima della stagione 2004-2005 che abbiamo ricordato, perché c'è una foto che lo ritrae, è questa qui, con la maglia numero 2 della formazione della pasticceria Tre Torri di Castel del Piano, un Giuseppe Sabatino in versione atleta, e qui devi raccontarci qualcosa. Ma guarda Marco, vedere questa foto onestamente mi emoziona, perché mi fa tornare indietro di tanti anni. Sicuramente io come sport di squadra ho sempre avuto la pallavolo, ancora prima di trasferirmi in Umbria per motivi ovviamente di studio e di università. Giocavo a pallavolo, l'under 14, mi portavano con la Serie C, la pallavolo De Luca ad Amantea in Calabria, il mio paese d'origine, e ho fatto la rappresentativa provinciale e regionale sempre della mia regione. Poi dopo c'è stata una pausa dettata ovviamente da quelli che sono i nuovi impegni, lo studio, un mondo nuovo, una città nuova. Mi sentivo grande a 18 anni, ma in realtà a 18 anni sei piccolo, sei un ragazzino. Però la voglia ovviamente di rientrare in un gruppo squadra rimaneva sempre rimasta dentro di me, e ne ho avuto l'opportunità facendo amicizia e conoscenza con
alcuni di quei ragazzi che hai, di quei signori ormai che hai mostrato in foto, e da lì è iniziata praticamente una bellissima esperienza. Io con tanti di loro ancora sono in contatto. A Castel del Piano avevamo questa squadra, alla sera ci vedevamo, ci allenavamo, siamo partiti ovviamente da categorie bassissime, ma nel nostro piccolo veramente ci siamo divertiti, ma abbiamo vissuto quei momenti con grande grande trasporto. Vedo nella foto con grande piacere il nostro allenatore Madao, che veramente ci spronava in tutto e per tutto, ma per nominarne qualcuno, Mezzasoma, Pistilli, fratelli Vergoni, l'ottimo Tosti, che ovviamente noi ritroviamo sempre nei nostri palazzetti, nel nostro palazzetto a commentare le partite, e poi il grandissimo Minciarelli, per non nominarlo e non far torta a nessuno, ma rivedo veramente con grande 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 affetto tutti i vecchi compagni di squadra. Quello è stato più che altro il momento che mi ha permesso in qualche modo, e ringrazio tutti loro, di rimettere piede da giocatore. Io facevo non vorrei esagerare, il posto 4, lo schiacciatore, con le mie modestissime risorse provavo a dare il mio contributo. Bene, fantastico questo Marcord. Direi, Daniele, che Giuseppe Sabatino è un pallavolista a tutto tondo, davvero. Dai, è modesto, era un mago del mani e fuori in banda, lo sappiamo tutti. E allora, se ci fosse bisogno di un posto 4, sappiamo che possiamo rinforzare eventualmente la squadra anche pescando dalla panchina in tutti i sensi. Bene, guarda, sicuramente i titolari della mia società tremeranno per questa insidia rappresentata dalla mia persona, ne sono certo. Scherzi a parte, grazie per avermi fatto rivedere quella foto e aver ricordato dei momenti bellissimi. Io, Marco, prima della chiusura, non so se ci apprestiamo alla chiusura, semplicemente volevo dare il grande merito al lavoro che tutto lo staff medico fa, perché non vorrei apparire come quello che tiene le fila di tutto e fa tutto, assolutamente no. Io condivido alla pari questa esperienza ormai da qualche anno con l'amico e prezioso collega Ermanno Trinchese, con altri due giovani molto motivati ragazzi, che sono ovviamente Marco Pellegrino e Rosario Petruccelli, che ovviamente fanno parte per intero, in tutto e per tutto, dello staff, che si prodigano con grande 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 passione. Quindi li volevo ringraziare, e volevo ovviamente ringraziare anche il professor Auro Caraffa per il grande contributo che dà al nostro gruppo. Bene, una grande squadra, un grande staff medico per una grande società, e mai come in questo momento vediamo e apprezziamo la qualità dello staff medico della Sisse Feticonal Perugia. Grazie a Giuseppe Sabatino, Covid Manager dei Block Devils, per essere stato con noi in questo lungo e interessantissimo collegamento. Grazie Giuseppe. Grazie a tutti voi, grazie, buon proseguimento. Grazie, torniamo in studio, è arrivato il momento di fermarci per qualche istante prima di attivare il prossimo collegamento, e allora linea alla regia per i nostri consigli commerciali.
Avevo preso questi chili in più con l'inizio della menopausa. Con 16 kg di troppo avevo molti problemi quotidiani. All'inizio del mio percorso pesavo 81 kg, dopo due mesi ne peso 70. Ho perso 12 kg e diversi centimetri su tutto il corpo. Grazie DCD, mi hai cambiato la vita e perché no, il giro vita. DCD Studi Estetici è leader in Italia per il dimagrimento. Vieni a provare le nostre soluzioni innovative. Con Electro Sculpture rimodelliamo, tonifichiamo, eliminiamo centimetri, cellulite e buccia d'arancia. Con crioterapia eliminiamo il grasso localizzato con risultati immediati. Alla DCD sarai sempre sotto controllo medico e con le diete normocaloriche e personalizzate associate ai nostri trattamenti otterrai grandi risultati. DCD Studi Estetici Perugia, via Gerardo Dottori 93, telefono 075 527 1330 dcddimagrimento.com. Time out personaggi, buonasera gentili telespettatori. Maghera ti offre servizi di asporto e delivery. Scegli le specialità della casa dal nostro menu e ordina telefonicamente dalle 9 in poi. L'asporto è disponibile dal lunedì al sabato a pranzo e a cena e la domenica esclusivamente per la cena. Chiamaci allo 075 372 8543 e visita il nostro sito web per sfogliare il menu www.ristorantepizzeriamaghera.it. Via Pietro Soriano 64, Perugia. Per la terza stagione di fila, TEF Channel è l'emittente ufficiale della C Perugia Calcio. Ogni mese un grifone negli studi di Grifo Stadium e l'intervista esclusiva pre-gara di un giocatore della squadra biancorossa. TEF Channel, quando il calcio è passione. Eccoci di nuovo in diretta dallo studio centrale di TEF Channel. Continua l'appuntamento numero 7 con Sottorete e continua con un sorriso, quello che certamente, o forse più di uno, quello che certamente arriveranno con il prossimo spazio, ce lo regalano come sempre i sette cervelli. Non si gioca, ma noi continuiamo a giocare con loro che riescono sempre a regalarci qualcosa di nuovo. E allora vediamo subito la loro ultima creazione. La mia mamma io dico che ancora giochevano, se no qui la col che studio e io non voglio, ecco. Ecco, vedi, questi adesso non giocano più, ora il secfo. Intanto ancora tu un telefonino in dispogliatoio, poi adesso fammi vedere tu qui la sacca, va, tanto non c'è nessuno. Questa la sacca è del Leon? Ah beh, questo qui è grosso, questo sta un buon po', eh. Ah, vedi, ce n'è anche un altro. E dici che sto bene solo a Tanasiewicz e Zimmerman. E io l'aspetto, ma a forza di mangiare le carote sono diventato un coniglio. Ho sempre indossato sto pezzo del nylon della serra e non mi ha preso niente. E quando ricominciamo gioco io. Buonasera a tutti, sono Elena Ballarani, ormai mi conoscete da un pezzo. Volevo raccontarvi la fantastica storia di Stefano Recine, che come sapete è in isolamento volontario dopo i casi di positività all'interno della squadra. Lui, facendo parte dello staff, ha stabilito un nuovo record. Pensate, chiuso dentro una cameretta da 3x3 è riuscito a percorrere, questi sono i dati del suo GPS del telefonino, pensate, una media di 3,5 km al giorno, con un picco in un giorno di 6 km. Quindi non sapevo veramente dove Ito a sbattere la testa e quanti giri ha fatto del letto. Recine, guarda, veramente mi hai stupito con questa storia di che hai fatto 6 km dentro la camera, sei veramente un grande, ma c'è qualche segreto? C'è sì, collegato il telefono tal gatto. Fantastici davvero come sempre, sette cervelli, abbiamo visto anche
l'ultimo doppiaggio che hanno dedicato alla nostra Elena Ballarani, che tra l'altro salutiamo e ringraziamo come sempre per il preziosissimo contributo dietro le quinte, per tutti i test che facciamo nelle ore antecedenti i collegamenti. Sono tutta opera di Elena, che ci mette in condizione di contattare, vedere, parlare con tutte le persone che in questo periodo chiamiamo per partecipare alla nostra trasmissione. A partire dal prossimo ospite che abbiamo qui a Sottorete, diamo il benvenuto per la prima volta nella storia di Sottorete ad Andrea Brogioni. Ciao Andrea, buonasera. Ciao Marco, buonasera a tutti. Benvenuto a Sottorete, sei in compagnia mia e di Daniele Sborzacchi, collega del Corriere dello Sport. Allora Andrea, apriamo con una battuta. Sentirai, ci avete un po' copiato, ci avete rubato un'idea che era quella di Domenica Volley. Noi la domenica sera ci collegavamo con giornalisti addetti stampa per raccontare le partite della giornata. Diciamo che vi siete ispirati a noi, è evidente con Andrea Zorzi. Hai completamente ragione, anche se l'idea è nata da Zorro, che mi ha subito coinvolto e ha chiesto di essere partecipa a questa idea, secondo me è fantastica. Voi l'avete avuto per primi, ma secondo me è vincente, perché non c'era mai stata una, passami il termine, una domenica sportiva che parlasse esclusivamente di pallavolo nei termini come stavo cercando di fare con Zorro in queste settimane. Diciamo che tu la pallavolo l'hai vissuta e la stai vivendo a 360 gradi e in tutti i ruoli possibili. Sei passato dal campo alla panchina, adesso al mondo della comunicazione, e direi che ne conosci ormai tutti i segreti. Sì, devo dire la verità, mi piace, la mia vita è davvero legata alla pallavolo. Io dopo 20 anni di Serie A ho fatto 10 anni di assistente allenatore con Mauro Berruto e con Vital Heinen, il vostro allenatore, poi ho deciso di tornare a Bologna e da lì è iniziata a voler fare qualcosa per cercare di parlare anche in maniera diversa di pallavolo. E in questo momento, dal tuo punto di vista e dal tuo osservatorio, la comunicazione in epoca coronavirus, a che livello è? Leggiamo tante cose e anche qualche critica. È una faticaccia, perché a me fondamentalmente poi piace la pallavolo giocata e vedere giocare a pallavolo, e in sto periodo, la domenica scorsa abbiamo fatto la trasmissione commentando una partita, poi avevamo grandi ospiti, siamo riusciti a parlare comunque. È un nuovo metodo, anche tutti noi ci stiamo mettendo alla prova, no? Perché questo Covid virus ci sta mettendo alla prova anche da questo punto di vista, raccontare una pallavolo che adesso è giocata meno e parlata di più, insomma è tutto molto complicato. Io guarda, in molti no sono preoccupati ovviamente di questa situazione, io non sono tanto preoccupato della nostra pallavolo d'altissimo livello, perché la Superlega è il campionato, rimane Covid o non Covid, rimane il campionato più bello del mondo. Io sono un po' preoccupato per il movimento e per le società che stanno alla base di tutto il nostro mondo della pallavolo, che stanno patendo dei drammi incredibili. Non ci sono palestre, qui a Bologna i ragazzini non sanno dove allenarsi, non ci sono spazi, insomma il movimento alla base sta passando un momento davvero terribile. Mentre il movimento di alto livello sta cercando soluzioni per arrivare in maniera accettabile almeno alla fine del girone di andata per costruire questa benedetta griglia della Coppa Italia, certamente è una corsa ostacoli alla quale si sta cercando di inserire qualche correttivo. Sì, io non so quale sia, l'abbiamo chiesto anche a Massimo Righi domenica scorsa, no? Qual è la soluzione? Creare queste benedette bolle, fare dei raggruppamenti? Io credo che, non so, probabilmente ne avete già parlato con gli ospiti decisamente più illustri dei miei, credo che si debba anche iniziare a pensare che c'è qualcosa nel mondo della pallavolo, no? Che permette a questo virus di propagarsi maggiormente rispetto al calcio e rispetto al basket, perché è indubbio che ci sono troppi, tantissimi casi nel mondo della pallavolo. Non ho idea perché. Massimo Righi domenica scorsa ha tirato fuori qualche idea, no? Questo, durante le partite i ragazzi spesso si abbracciano, ogni punto viene festeggiato tutti insieme, c'è forse una condivisione che in questo periodo magari varrà all'1%, no? Nel tentativo di
limitare la diffusione di questo virus, forse è il caso di stare un po' più distanti anche da questo punto di vista. Andrea, ti lascio al collega Daniele Sborzacchi. No, è molto interessante ovviamente questo ultimo aspetto. Come dicevi prima, Marco, la parola modulare in questo periodo va per la maggiore, perché per forza di cose, insomma, si sta cercando di porre rimedio, cercando di trovare appunto una soluzione che garantisca di limitare entro certi versi, tra virgolette, i danni, ovvero di poter far disputare quelle partite che si possono disputare. Chiaramente lasciando perdere poi quello che è un po' il contorno, dall'alto della sua grande esperienza, dal fatto anche non solo di aver giocato ma anche di aver vissuto degli spogliatoi negli staff tecnici, volevo chiedere a Brogioni proprio questo aspetto: come può una squadra ravvisare la pericolosità a livello della salute quando viene avvolta da un virus di questa portata, che sta veramente mettendo a dura prova tutto il paese? A livello psicologico, un atleta di grande livello, anche se per certi versi dal punto di vista sanitario è ipercontrollato, ha tutte le garanzie calcio, però a livello psicologico può veramente accusare il colpo? Sì, secondo me sicuramente, è indubbio, è veramente sotto gli occhi di tutti. Guarda, io giro la tua affermazione dal punto di vista per gli allenatori. Gli allenatori in questo periodo hanno una vita difficilissima, perché per un allenatore è fondamentale programmare gli allenamenti, programmare le settimane, programmare e modulare, no, il carico di lavoro. Adesso tutto questo è impossibile. Cioè, quindi il grandissimo lavoro viene effettuato soprattutto dagli staff, che devono cercare di motivare e comunque avere una sorta di programmazione che è impossibile da fare, quindi si stanno arrampicando sugli specchi. Questo è davvero un aspetto complicatissimo dal punto di vista del coaching, dell'allenatore. Per i giocatori anche questo è difficile, perché quando tu perdi una partita o vinci una partita, la tua mente immediatamente viene proiettata al match successivo, ma questo non può succedere, perché magari adesso, abbiamo visto domenica scorsa, 5 partite non sono state disputate e verranno slittate. È davvero un momento epocale anche per il nostro movimento, per lo sport, per tutti ovviamente, però è davvero difficile. Quindi questi ragazzi, e aggiungo che io pensavo che questo inizio di campionato, le prime partite, ma anche adesso, le squadre facessero molta più fatica a giocare a pallavolo. In realtà il livello è stato subito, immediatamente molto alto. Questo, insomma, fa sì che davvero gli allenatori che sono in Superlega e ovviamente i giocatori che giocano nel nostro campionato sono straordinari. Ti sottopongo, Andrea, una considerazione molto interessante che è venuta fuori nel primo collegamento che abbiamo fatto parlando con Max Colaci. Si parlava delle tante cose che stanno venendo fuori in questo momento: chi parla di campionato falsato, chi di un aspetto, chi di un altro. Max ha detto, secondo noi, una cosa estremamente giusta: dovremmo fare tutti un passo verso la pallavolo. Vero. Guarda, io ho letto, come voi, io credo avete letto di tutto, no? C'è chi, allenatori di Superlega, che dicono campionato falsato, dobbiamo bloccare le retrocessioni, se in una squadra dei contagiati facciamo giocare i giovani, eccetera eccetera eccetera. Ora, io parto sempre dal fatto che qualsiasi discussione sia giusta, no? Però ha ragione Max, in questo momento, come nel paese Italia, dobbiamo pensare al bene dell'Italia e nel nostro piccolo dobbiamo pensare al bene della pallavolo. Quindi è inutile in questo momento trovare un capro espiatorio o trovare colpa di qualcuno. In questo momento dobbiamo fare squadra, cioè la pallavolo deve fare squadra, ci deve essere qualcuno che decide per tutti, non, qualcuno sarà scontento, qualcuno sarà più contento, però in questi momenti di crisi è impossibile accontentare tutti e andare avanti per il bene della pallavolo, perché occhio ragazzi, io lo ripeto, il movimento che è alla base di tutti i nostri campionati sta traballando in maniera importante, quindi dobbiamo davvero stare attenti.
È assolutamente così. Andrea, prima di salutarci, siamo arrivati un po' lunghi, ma abbiamo avuto un collegamento molto interessante con il Covid manager della Sire, il dottor Giuseppe Sabatino, che ci ha fatto davvero una lezione molto molto interessante su tanti aspetti. E purtroppo la pallavolo in questo momento è anche aspetti sanitari, protocolli e attenzione verso la salute dei giocatori, inevitabilmente. Però non possiamo non chiederti, non farti una domanda che ci sta a cuore. Il nostro vice allenatore Carmine Fontana ci perdonerà, ma quanto ti manca essere il vice di Vita Leinen? Allora, io lo dico sempre, io ho avuto la fortuna di lavorare con delle persone straordinarie. Vita Leinen è una, davvero una persona, indipendentemente dall'essere un grandissimo allenatore, che è importante perché facciamo pallavolo di altissimo livello, quindi lui deve essere un grandissimo allenatore. Io l'ho sempre ammirato per la sua capacità di mettere a suo agio, a proprio agio, tutte le persone, avere un'umiltà fuori dall'ordinario. È una persona estremamente sensibile, quindi sicuramente mi manca da collaborare con persone di questo calibro, però la mia strada ha preso un'altra in questo momento, e poi chissà, in futuro mi fa sempre presto a fare ciò che mi è piaciuto fare per almeno 10 anni. Bene, ricevo la palla per il saluto in questo caso al collega Daniele. No, tra l'altro complimenti per quello che sta facendo dopo aver intrapreso questa seconda strada, insomma, che immagino gli darà grandi soddisfazioni come la prima. Ed è sempre bello sentir parlare persone che amano la pallavolo, ne abbiamo bisogno, e quando sentiamo persone che amano la pallavolo sicuramente siamo tutti un po' più felici. Quindi grazie a Brugioni. Grazie, ti ho sentito male, ero lì con le cuffiette, però ti ringrazio. Grazie Andrea, è stato un piacere averti nostro ospite. Grazie ragazzi. Speriamo di rivederci presto al Palabarton. Esatto, spero molto presto. Grazie ragazzi, buona serata. Grazie a te Andrea, grazie, buona serata anche a te. E torniamo in studio in attesa dell'ultimo collegamento, una trasmissione che è volata. Torno da Daniele in attesa dell'ultimo collegamento di questa sera, quello con l'addetto stampa della Pallavolo Padova, per parlare dell'unica partita che si è giocata nello scorso turno. Abbiamo sentito tante cose molto interessanti, soprattutto ovviamente dal dottor Giuseppe Sabatino, e credo che abbiamo avuto anche il piacere di apprezzare, Daniele, la qualità davvero del lavoro specialistico che viene fatto in questo momento a supporto dello sport. Devo fare complimenti Marco, per come insomma sei riuscito ad annodare, a sviluppare questa trasmissione, prima il campione, poi il medico e poi anche il grande atleta, staff tecnico e adesso addetto alla comunicazione. Quindi per certi versi una trasmissione che ha regalato dei momenti molto interessanti, non soltanto a livello di sport ma anche a livello sanitario e poi anche a livello comunicativo. È stato sicuramente fino a questo momento davvero molto piacevole, senza dimenticare che purtroppo ci manca un po' quel pane che è la pallavolo giocata. Quando non si mangia pane si deve per forza di cose mangiare qualcos'altro, quindi in questa serata la cena è stata comunque veramente ottima e prelibata. E poi cosa dire, aspettiamo ancora, sperando veramente che il prossimo step, martedì prossimo, ci vedrà forse ancora con questi auricolari, con Skype, con i videocollegamenti. Però insomma andiamo avanti e cerchiamo insomma di essere ottimisti, perché prima o poi torneremo insomma a vederci anche al Palabarton. Eh sì, assolutamente. In attesa del collegamento che dicevamo con Alberto Sanavia, sottopongo a un uomo di sport e di grande comunicazione come te, una delle voci che in questa settimana abbiamo raccolto, non è della pallavolo, ma è dell'amministratore delegato della Virtus Bologna, Luca Baraldi, che a proposito della situazione generale ha detto: non mi sembra opportuno andare a giocare nelle regioni zone rosse. E qui si apre un altro fronte
possibile. Nella pallavolo non abbiamo sentito fortunatamente nulla del genere, però è un altro tema scottante. È chiaro che da un certo punto di vista non si può nemmeno dar troppo torto a Baraldi per questa affermazione, però ritornando a quello che diceva anche Max Colaci all'inizio della trasmissione, nel suo collegamento, forse in questo momento bisogna cercare di fare tutti uno sforzo comune. È chiaro che nel nostro paese la situazione è differente in determinate zone, ci sono zone con più contagi, zone con dei contagi inferiori, quindi con delle situazioni per certi versi a livello epidemiologico meno grave di altre, però bisogna sforzarsi tutti quanti di trovare un minimo comune denominatore, che è quello, secondo me, e si sta facendo bene, di salvare il salvabile. Come diceva Brugioni, il movimento traballante, il movimento deve essere salvaguardato, e al tempo stesso se ci sono anche purtroppo poche partite che si possono disputare, in questo momento, secondo il mio punto di vista, vanno disputate. E a proposito delle poche partite che si disputano, certamente, come abbiamo detto in apertura, la nona giornata entra, diciamo così, nella storia del campionato di pallavolo per essere stata l'unica giornata nella quale si è giocata una sola gara. E di questa unica gara possiamo parlare con l'addetto stampa della squadra di casa, la Chione Padova, un nostro vecchio amico che alla prima occasione cerchiamo sempre di coinvolgere qui a Sottorete. Parliamo dell'amico Alberto Sanavia, addetto stampa della Chione Padova. Ciao Alberto, buonasera e bentornato a Sottorete. Ciao, buonasera a te, buonasera a tutti gli ascoltatori. Un po' gli ultimi dei Moicani, avete resistito e avete tenuto alta la bandiera della pallavolo giocata. Sì, facendo una battuta, la cosa può essere anche, no, vista adesso sotto una chiave comica, è che l'unica gara che è stata giocata sostanzialmente era quella tra Milano e Padova, no? Che se ci pensi, quando era cominciato tutto, quando era ancora c'è stato il primo, chiamiamolo così, lockdown, furono le due squadre che per prime quasi si fermarono rispetto ad altre, e ha fatto veramente specie essere l'uniche due a giocare nell'ultimo turno di campionato. È stata una partita tra l'altro molto combattuta, molto tirata, 5 set, un punto soltanto per la tua Chione, che ha affrontato un avversario zeppo di ex. Sì, Milano, lo sappiamo, l'abbiamo visto, è la terza forza del campionato attualmente, una squadra che non ha bisogno di presentazioni. Diciamo che purtroppo per noi, ahimè, i nostri due ex Mar e Ishikawa hanno fatto la differenza quando c'è stato il momento, però quello che mi ha fatto piacere è aver comunque visto una Chione Padova che, nonostante affrontasse un grande avversario, non ha mai mollato, nonostante anche alcuni momenti veramente difficili siamo riusciti a reagire, alla fine comunque è un punto che secondo me torna molto utile per quello che è il proseguo della stagione. Proseguirà certamente, ci auguriamo tutti, nella maniera più lineare possibile. Magari fra una settimana, 10 giorni potrebbero tornare scenari certamente più lineari, ci saranno delle partite da recuperare, ma certamente ci auguriamo che si possa andare verso un finale di girone di andata il più tranquillo possibile. Segnali di crescita anche da questa partita sono venuti per Padova, una squadra con tanti giovani, molto rinnovata, un progetto comunque che tiene viva la storia gloriosa di Padova. Sì, quello sì, è una squadra, come hai detto tu, giovane, che deve dimostrare molto, però proprio perché essendo giovane non ha paura di dimostrare, non ha paura di sbagliare, non ha paura di reagire. Considera che 7 dei 14 giocatori che fanno parte della nostra rosa sono cresciuti nel nostro settore giovanile. Questa, diciamo, forse è una cosa quasi inedita, no? Per la Superlega, e non perché
non siano giocatori che meritavano andare altre parti, in realtà erano giocatori che hanno anche alcuni di questi fatto delle esperienze e a Padova quest'anno hanno avuto l'occasione per mettersi in mostra. Ne cito uno su tutti, ma perché è quello che mediaticamente in questo momento fa più effetto, no? Cioè Mattia Bottolo, però ricordo anche molti altri giocatori che nel corso della partita non sono delle comparse ma entrano molto spesso e sono entrati a tutti gli effetti nei meccanismi del gioco, quindi si può dire che forse mai come quest'anno, ormai sono purtroppo, anche la barba lo dimostra, la mia 14ª stagione a Padova, mai come quest'anno c'è un contributo da parte della panchina, che poi panchina non è, cioè nel senso che ci sono veramente tanti titolari e questo fa piacere. Beh, diciamo anche che Jacopo Cuttini pesca molto dalla panchina, usa davvero, è un po' Leinen di Padova, usa tutti i giocatori a disposizione. Sì, è Leinen friulano di Padova e comunque, a parte gli scherzi, è un allenatore che abbiamo già conosciuto a Padova perché ha avuto modo di lavorare con Valerio Baldovin, una persona che personalmente stimo anche al di fuori dell'ambito prettamente tecnico pallavolistico, una persona che vuole carattere, che ha carattere e lo sta tirando fuori da questi ragazzi. Ovviamente in questo momento la classifica è quella che è, però come abbiamo imparato negli anni bisogna fare i conti solamente alla fine. Credo che sia sostanzialmente ufficiale che domenica riposate. Guarda, sinceramente devo dirti la verità, non ne ho la più pallida idea, ma nel senso buono del termine, cioè ovvio che guardando dal di fuori sulla carta e leggendo i comunicati che arrivano dalle altre società, inevitabilmente abbiamo almeno anche letto qualche giorno fa che Ravenna adesso aveva interrotto gli allenamenti, quindi posso anche mettermi nei loro panni, cosa significhi incominciare a giocare subito non avendo la squadra che si è allenata, affrontando una partita di Superlega con anche giocatori che sono stati veramente fermi, quindi la vedo dura che si giocherà domenica con Ravenna, però ovviamente anche noi siamo in attesa. Fortunatamente per quanto riguarda Padova, toccando ferro, in questo momento abbiamo tutti i giocatori negativi e speriamo che sia così il più a lungo possibile. Bene, grazie Alberto, è sempre un piacere raccontare la pallavolo insieme a te, in bocca al lupo per il futuro e speriamo di rivederci presto operativi tutti sul campo. Bocca al lupo a voi, buona serata. Grazie ad Alberto Sanavia, capo ufficio stampa della QN Padova. Daniele, dunque siamo arrivati quasi in fondo a questo appuntamento, eravamo quasi titubanti sulla possibilità di riempire completamente l'ora e mezza che avevamo a disposizione, in realtà siamo arrivati in fondo a questo appuntamento, tagliamo anche un paio di interviste relative alla partita di Padova contro Milano proprio per ragioni di tempo, vedremo quante partite si giocheranno nel prossimo turno e speriamo soprattutto di rivedere presto in campo anche la Sirte Feti Conad. Sì, io sono ottimista per natura e ti faccio questa previsione, secondo me sarà l'ultimo tour, l'ultima domenica di stoppo dai per Perusa e poi in qualche modo si riprenderà già da domenica 22 novembre, voglio pensare e sperare ovviamente che si possa tornare a parlare di volley giocato in casa perugina. E poi ci sarà ovviamente una scorpacciata di recuperi, faremo certo una piacevole indigestione speriamo con tutte le partite. Dai quante pallavolate anche! Ci sarà lavoro e ci sarà la possibilità di sentire tante nostre chiacchiere per quelli che amano la pallavolo. Esattamente, esattamente così. Bene, Daniele, siamo arrivati in fondo anche a questo appuntamento numero 7. Io ti ringrazio come sempre per aver dato un contributo fondamentale alla struttura di Sottorete. È un piacere condividerla con un grande professionista della comunicazione come Daniele Sborzacchi, firma del Corriere dello Sport. Buona serata. Grazie Daniele, ciao, buona serata e appuntamento
a te e ovviamente a tutti coloro che ci seguono a martedì prossimo. Ci auguriamo di allentare un po' la formula Olli con i soli collegamenti, ma in ogni caso noi saremo qui per raccontarvi quello che comunque è andato in scena o quello che succede, le evoluzioni di questa particolarissima parte della stagione sportiva e non solo. Per la settima puntata di Sottorete è tutto, un grazie ancora una volta ai tecnici che hanno collaborato alla riuscita di questa serata, Leonardo Cesaroni e Roberto Forasiepi in regia, e ad Elena Ballarani per la preparazione della struttura tecnica di tutti i collegamenti che abbiamo realizzato. Grazie infine a tutti coloro che ci hanno seguito e buon proseguimento di serata.